Anch'io comincio ringraziando Don Umberto e tutti coloro che hanno contribuito. È una sfida che la Chiesa di Milano, la Diocesi di Milano ha raccolto, quella di di investire insomma nella ripresa, nel rilancio della Scuola Beato Angelico. E devo dire che Don Umberto, con i suoi collaboratori, la comunità delle suore, il consiglio di amministrazione, le maestranze, mi pare, ecco, grazie poi alla regia dei presidenti, in questo momento di Don Luca Bressan, mi pare che questi passi, questo ricordare il centenario come un'occasione per apprezzare una storia, per lasciarsi inquietare dall'azzardo di aprire la liturgia, l'arredo liturgico al confronto con l'arte contemporanea, con lo spirito contemporaneo. Ecco, questo celebrare il centenario mi pare che sia promettente per il tempo che ci aspetta, oltre che darci la fierezza di quello che i nostri predecessori hanno fatto. E quindi io sono qui a ringraziare di questa promessa di futuro che questa celebrazione contiene. Molti aspetti del fascino che ha questo evento sono stati ricordati, e quindi sia questo dialogo con il design contemporaneo, sia questa idea di una coralità nel realizzare un'opera, sia l'idea di una responsabilità verso l'uomo e l'ambiente dell'uomo, e quindi l'idea che l'arte si fa interprete di quel messaggio di bellezza, di trascendenza, di vocazione alla fraternità, che è scritto nell'umanità, è scritto nell'ambiente in cui l'uomo vive, no? Quindi questi aspetti, che pure in una forma così di piccoli frammenti, però sono stati annunciati, e quindi io vorrei solo aggiungere una considerazione che mi sembra una sfida proprio per l'uomo contemporaneo. Questi prodotti dell'arte, Polvara, per poter realizzare questa scuola, e ha creato una comunità di consacrazione, cioè l'arte viene non da un artista particolarmente dotato o originale, ma da una scuola di persone che pregano insieme, che celebrano insieme, che pensano insieme, e da un dialogo con ciò che intorno a questa scuola c'è a Milano. E questa scuola, questo diciamo insegnamento della storia, ci deve far ricordare che questi prodotti della Scuola Beato Angelico sono un elemento necessario per celebrare. Ecco, questa parola è una parola straniera, una parola incomprensibile. La celebrazione liturgica nella cultura contemporanea mi sembra come una specie di enigma. La celebrazione liturgica, ma tutto quello che è stato prodotto è per la celebrazione liturgica, cioè vuol dire quel modo di entrare nel mistero che non è l'individualistico percorso delle emozioni, ma il corale incontrarsi di un popolo. Questa è la celebrazione liturgica nella sensibilità e nella tradizione ecclesiale. Ecco, è un evento di popolo per l'incontro col mistero, e nella nostra persuasione è la strada più promettente, più garantita per entrare
nel rapporto con Dio attraverso Gesù. Quindi questi non dobbiamo mai dimenticare, ecco, che tutto questo è stato prodotto non per essere esibito come prodotto artistico, ma per essere utilizzato come strumento per introdurre nel mistero. Quindi questo, per questo si chiamano segni sacri. Cosa? Un segno è un'indicazione di direzione per entrare nel sacro. Ecco, questo è dunque il grande interrogativo. Noi, uomini di questo tempo, siamo capaci di leggere questi segni, non solo per complimentarci con la raffinatezza di un artigianato di altissima qualità, non solo per apprezzare l'effetto estetico che l'uso dei materiali, la cura per i particolari, la genialità nell'intuizione delle forme, ecco, non solo per questo effetto, diciamo, estetico, non solo per questo ricondurre il linguaggio all'essenziale, purificandolo da quella tradizione che forse faceva delle vesti sacre, delle suppellettili, quasi un'esibizione della ricchezza, no? Che quindi sovraccaricava i paramenti, i calici, gli ostensori, li sovraccaricava di una pesantezza figurativa che aveva forse l'intenzione di dire: guarda quanto è ricco il personaggio che ha offerto all'altare questo ostensorio, o quasi un modo per, ecco, Folvara, in generale la scuola Beato Angelico, come si vede del resto in queste produzioni, ha ricondotto le linee alla loro purezza, ha ricondotto i vasi sacri alla loro essenzialità. Dunque c'è un percorso di purificazione. Ma sono segni, ecco, questi sono segni, cioè indicano una strada, e indica una strada vuol dire introducono nel celebrare, questa parola misteriosa che la cultura contemporanea, così incline a un certo individualismo e così incline a ridurre la spiritualità a un elemento per il benessere individuale, stenta a comprendere. Quindi io credo che la presenza della scuola Beato Angelico, della sua tradizione in questo luogo, è come un invito a dire: ecco, bisogna andare oltre. Il design è fatto per indicare una strada da percorrere, per invitare a un evento comunitario. E quindi io mi auguro, ecco, che questa presenza in questo luogo così prestigioso, in questo laboratorio di futuro così promettente, sia per la Beato Angelico una di quelle manifestazioni che confermano la sua vocazione a dialogare con la contemporaneità, ma siano anche per il Museo del Design una provocazione a raccogliere un'indicazione per un cammino, ecco, che dice: noi siamo un popolo e parliamo dunque una lingua, noi siamo un popolo e siamo dunque in cammino, noi siamo un popolo e vogliamo diventare una coralità di parole, di segni e di perché non possiamo se non salvarci insieme. Quello che diceva Monsignor Bressan dicendo segni di sacro, cioè segni di pace, è, mi pare, un invito molto forte a non fermarci all'aspetto, all'impressione immediata, ma a dire: questi segni sono stati fatti, sono stati pensati e realizzati per dire oltre, 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 fino a Dio. Ecco, questo è il desiderio che la Chiesa esprime celebrando
l'Eucaristia e esprimendo il mistero che celebra con questi prodotti dell'arte, della raffinatezza dell'artigianato, della genialità degli artisti. Perciò ecco, io mi limito a questo, a dire andiamo oltre, andiamo insieme, andiamo là dove c'è un mistero che ci inquieta e ci attrae.